Sventata una rapina ai danni di un anziano in pieno centro a Palma di Montechiaro, i carabinieri di Agrigento hanno tratto in manette una trentenne rumena. A Palma di Montechiaro, grazie a una fulminea indagine dei carabinieri, in poche ore è stata identificata e catturata la responsabile del violento fatto criminoso. Aveva infatti approfittato di un momento di distrazione di un pensionato di 80 anni e improvvisamente nella centralissima piazza Matteotti di Palma di Montechiaro lo aveva aggredito e strattonato, portandogli via un portafoglio contenente ben 800 euro in contanti. Il povero pensionato, incredulo, non si è perso però d'animo e ha chiesto subito l'aiuto al 112 raccontando l'accaduto. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro subito intervenuti dopo aver rincuorato l'anziano che ha riportato lievi ferite ed escoriazioni hanno effettuato immediatamente un accurato sopralluogo sulla scena del crimine. Grazie alle testimonianze acquisite e alla visione delle telecamere presenti nella zona, i militari dell'arma dei carabinieri hanno realizzato un identikit della donna e sulla base delle caratteristiche somatiche i sospetti si sono presto incentrati su una romena di 30 anni, domiciliata nelle campagne limitrofe. I carabinieri nel frattempo hanno subito attivato le ricerche della fuggitiva e un piano di posti di blocco in vari posti del paese. Proprio durante uno di questi posti di blocco, la donna, dalle iniziali AL, disoccupata, è incappata al controllo venendo subito riconosciuta, cercando inizialmente anche di fuggire a piedi. A quel punto, una volta raggiunte a poche ore dal fatto criminoso, i carabinieri le hanno stretto le manette ai polsi con l'accusa di rapina e l'autorità giudiziaria ha subito disposto che la donna venisse ristretta in carcere. Esprime ringraziamento ai carabinieri di Naro per l'orita meritoria svolta il sindaco della città. Da ultimo i carabinieri hanno assicurato alla giustizia l'autore della rapina alla gioielleria di Naro, confermando l'importanza della loro presenza nel territorio quale baluardo di sicurezza e di legalità. Lo dice il sindaco di Naro, che continua: esprimo con ferma convinzione i sensi della mia stima nei riguardi del comandante della stazione carabinieri di Naro, brigadiere capo Ferdinando Rubè, del comandante della compagnia di Licata, capitano Francesco Lucarelli, del comandante provinciale di Agrigento, tenente colonnello Giovanni Pellegrino e di tutti i militari dell'arma per la meritoria opera svolta nel territorio, in particolare in quello della città di Naro.